Bande di ragazzini l'una contro l'altra, da una parte italiani, dall'altra cinesi, e per poco non c'è scappato il morto. È inquietante il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze, che ha emesso l'avviso di conclusione indagini nei confronti di 24 minori, tutti residenti a Prato, cui sono contestati a vario titolo i reati di rissa continuata e lesioni personali aggravate. Le indagini sono state svolte dai carabinieri e dalla squadra mobile della questura di Prato. Sono almeno tre gli episodi contestati. Il più grave avvenne nel pomeriggio del 21 febbraio dello scorso anno ai giardini di via Colombo, quando due ragazzini italiani rimasero feriti. Il primo se la cavò con qualche punto di sutura in testa, mentre il secondo subì la frattura della teca cranica e venne operato d'urgenza all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Lo stesso giorno e quello precedente, come ricostruito dalle indagini, c'erano stati altri scontri con feriti anche ai giardini di via Vivaldi. Si è trattato di risse molto violente nelle quali sono stati utilizzati corpi contundenti. Le indagini hanno inoltre svelato che nell'ambito della fazione cinese operava un gruppo di minori autori di veri e propri pestaggi ai danni di loro coetanei di etnia cinese, pestaggi di cui veniva tenuta traccia all'interno dei telefonini. Gli stessi ragazzi si sottoponevano a vere e proprie sessioni di allenamento alla lotta fisica per meglio prepararsi alle aggressioni